Benvenuti sul canale PG Passione Games, nuovo episodio questa settimana del secondo in questa settimana della carriera con il mister Marcellino. Marcellino, diciamo che non siamo messi molto bene, abbiamo perso, abbiamo fatto le ultime 3 partite, due pareggi e una sconfitta abbastanza netta. E ho cambiato un pochino quelle che sono le impostazioni, ma rimanendo campione, poi magari vediamo se saliamo, ma ho applicato una serie di, come si dice, di statistiche suggerite brillantemente da qualche ragazzo, da qualche, diciamo, players, sui vari gruppi social, soprattutto quelli di Facebook, e noi lo proviamo. Allora, anche oggi due, tre partite velocissime, tre partite velocissime, vediamo con chi si gioca, e noi non siamo messi molto bene, abbiamo perso troppi punti per la strada, siamo usciti fuori. Allora, squadra del Paulini FC, state presentando Strausi. Dettagli, vediamo un po' chi è. È a 22 anni. Straudì è un difensore e noi accetta l'offerta. L'avevamo messo sul mercato, quindi va bene. Dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Intanto, ragazzi, diciamo che è un gioco questo che mi sta sempre più appassionando, ve l'ho già detto. È vero, questa settimana ho voluto proporre due episodi. La prossima vediamo, però chi è il 14esimo? Come tanto, come ho paura quando gioco con. Allora, la squadra è questa. Ecco, voglio vedere una cosa nella gestione della squadra. Si è ripresa l'altra punta? No, è sempre rotto. Ma quanto tempo c'ha lui? È sempre rotto, vabbè. Io spero sempre in un recupero o meglio, in un recupero, un ritorno al gol di Kalinic, mentre il biondo, il cinesino, come chiamiamo, è veramente. Intanto non sento nulla. Si gioca sotto il Ecco, cielo intanto ho sgombro. tolto l'audio, diciamo, come si dice, la musica sottofondo l'ho tolta, ragazzi. Picchiato per i copyright, non cominciava a essere un problemone, davvero grande e spettacolo. quindi tolta. Scrive impegnate Holstein Kiel e Werder Bremen. Holstein Kiel, non sono squadre E queste di tutti che inventate, noi compresi, le premesse per non annoiarci ci sono eh? tutte. Tocca alle Vai, vai, due squadre in Schmidt. campo mantenerle. Poi magari vi dirò quali sono le Avanzano, statistiche cacciano il che pallone ho. giusto. Addio. Azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Vandenberg. Che ho cambiato, Occhio a Holby. eh. Yo. Possesso palla Si prolungato. tocca palla, si tocca palla. Nulla di fatto, palla persa. Vai, vai, Barreto. Bravo. Il Werder Vada Bremen vacca, ha va, avuto daglielo, lo bravissimo. strappato soltanto un pari nell'ultima uscita contro lo Schalke 04. Che partita sarà questa secondo te? Pierre, è finita 1-1 l'ultima partita disputata in casa. Non stanno attraversando un momento particolarmente brillante. Io vedo un pareggio. Ma lui vede tutti i pareggi. Occhio qui. Che sassata del Che biondo! uscito. Che Avete fatto la sassata, partita più ragazzi! difficile Come della si vostra fa? Come storia. si fa? Tutto? Bartels guadagna metri. Casino, eh? Casino tenerli. Il pallone preferiscono aspettare il momento giusto. Mamma mia. Direi che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva Bom, bom. che Vai, sarebbe andato Toprax. fuori. Bravo. Il biondo dov'è? Il nostro, diciamo, giocatore, sono due giocatori importanti. Eccoci. Riconquistano il pallone. A metri davanti a sé. Un'occhiata in mezzo può spedirla in area. Cross sul palo lungo. Portiere. Cross troppo sul portiere che blocca con sicurezza. Dagliela su. Vai, vai, vai. Schmidt. Kalinic. Occhio a Weiser. Tackle decisivo. Ah.
Bravissimo. Intercetta bene, attenzione. Prova la conclusione. Portiere che ma che tiro è? Problemi a questa conclusione. Ma dai. Ma non si legge dritto il biondo. Holby. Oh. Addio. Bartels. No, eh. Palla dentro. Pallone molto pericoloso questo. Portiere che sventa la conclusione senza particolare. Ragazzi, partita moscia anche questa. Mamma mia, cambia le osse, ma e quest'anno, ragazzi, ho visto che in tanti hanno trovato difficoltà a giocare. Io in particolar modo, perché ovviamente. Buona. Addio. La corsa del compagno. Pallone basso. Dio benedetto, no! Capo, che gol ha fatto lui, non ci credo! Ma che gol ha fatto, eh! No, no, cioè la difesa proprio in due sono andati sulla palla. Guardate in domo. Va, va, voglio rivederla, la voglio rivedere. Tipo disperato del portiere. L'ha toccato. Guarda là, guarda là. Ma non quel tempo. È il portiere, ah, è uscito male il portiere. Vabbè. Ragazzi, siamo ecco messi male. Dell'incontro 1-0. Ma poi vedi, non si smarca nessuno. Vaisa. Schmidt. Possesso prolungato. Niente. Per muovere la difesa. Niente, non si smarcano, eh. Sortisce gli effetti sperati. Palla persa. Di casa percentuali di possesso palle inferiori rispetto a quelle degli avversari. Nonostante questo sono avanti nel punteggio, l'ennesima ripresa. Ragazzi, non sempre supremazia territoriale e vittoria vanno a braccetto. Puoi tenere la palla quanto vuoi, ma se non riesci a finalizzare, a buttarla dentro, serve solo per le statistiche. C'è spazio per il traversone. Io. La mette in area verso il compagno. Salva tutto qui. Primo tempo, e siamo sotto. Qui il primo tempo, 1-0 alla fine. Primo tempo bruttissimo, eh. Poi tra le altre cose anche i giocatori miei non si sono nemmeno. E qui è un casino difendere. Un casino. Perché non ci sono tasti da difendere. Come ci sono, per esempio. Riconquista il pallone. Occhio al pallone filtrante. Poi tra le altre cose noi si perde tutte le partite con le ultime in classifica. Non si tocca palla, ragazzi, non si tocca palla, via. Palla che viene rilanciata in avanti. Primo tempo incoraggiante, il suo ha giocato su livelli interessanti. Ha giocato bene, ha segnato anche il gol del vantaggio. È che quando in giornata diventa difficile per i difensori stargli dietro. Io mi aspetto una ripresa giocata più o meno sugli stessi livelli. Mano. Fischiato perché non si è concretizzata la Schmidt. Nota del vantaggio. Schmidt. Ce la fa più Schmidt. Scossa e questa sostituzione. Chissà. Ora voglio dire chi è che entra poi quando non ce la fa più Barreto. Bacca intanto inesistente, eh. Oh, via. È biondo. Vaisa avanza a caccia di spazi. Atteggiamento abbastanza passivo adesso. Ah! Attenzione. Altra sconfitta. Ma dov'è? Buona l'idea qui. Riceve palla tra le linee. Ecco il gol. Ci siamo, non ci siamo. Non ci siamo. Ho cambiato queste osse lì. Niente, bisogna rivederle. Bisogna rivederle, ragazzi, così è una cosa. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale, direi. È arrivato come un treno sul pallone e non ho avuto problemi a metterla dentro. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ah, via. Palla nuovamente in possesso. Si è persa. Viene avanti palla al piede. Non toccano mai. È fuori, era uscita l'arbitro. Occhio, può crossare. Allora male. Molle.
Anche un'altra figuretta, altra figuretta, altra figuretta. Ragazzi, io Kalinic, bisogna che lo metta sul mercato perché non fa niente. Bartels. Guarda là. Cross verso il centro. Pallone spazzato via. Mamma mia, cioè ho sbagliato, ma che cosa ho messo? Occhio a Holby. Sbaglia la misura del passaggio. E cambi, eh. Occhio a Weiser. Si smarca nessuno. Werner, che prova attraverso il possesso palla a riaprire il match. Sguardo veramente, ragazzi, si sta facendo un campionato. Sapeva che sarebbe terminato fuori. Il bimbo di 16 anni, l'unica positività è che si è fatto debuttare in corsa in questa gara. Il bimbo, ma un'altra bruttissima partita, brutta brutta brutta. Abbiamo ritoccato, ma forse ho sbagliato qualcosa, che non è possibile, se è peggio di prima. Lo Schalke 04, risultato che torna dunque in parità 1-1 allo scoccare del minuto 78. Perfetto, grazie. Lo vede? Cross in mezzo. C'è la ribattuta. Brutto fallo. Perfetto, rischia il rosso qui. Rosso, anche la punta di diamante rossa. Il rosso diretto. No, proprio una disgrazia. Ma del patta gli ha dato. È giusto, giusto, giusto. È stata nettamente fallosa, in scivolata. È giusto, dai. Mamma mia, signore. Non ci sarà più nemmeno un attaccante per la prossima partita. Chissà quante giornate ci danno. Veramente, ragazzi. Un'altra sconfitta, via. Partito rosso diretto, quindi... Ora. Guarda là, guarda lì. Ma come si fa a perdere con questi lì? Kalinic c'è. Bisogna mirare meglio. Mamma mia. Difficilissimo. Ma non si cosa nessuno. Vediamo cosa inventa ora. A giocare 16 metri. Entrata perfetta, riconquista il pallone. Niente, nemmeno un tiro in porta si fa. Guarda questo qui come va via. Guarda questo qui come va via. Recupera la palla con un Oh, bruttissima partita. 2-0, ennesima sconfitta. Torna a casa sconfitta. Mamma mia, ragazzi. Secondo me ci esonerano, ci esonerano. Ho cambiato le impostazioni, ma era meglio di no. Era meglio di no, era meglio non cambiare. Vabbè. Abbiamo cambiato. Vabbè. Sì, che vi devo dire? Che vi devo dire? Che vi devo dire? Che vi devo dire? Andiamo avanti. Non guardo nemmeno però la classifica, perché così non si può... Credo che non si possa andare avanti in questo modo qui. Ma un po' scende sotto campione, quindi... se no diventerebbe una cosa... ho messo le cose, ma le rimetto come era prima. Normale, è tutto al 50%, come è di default. Allora... Assicuro che abbiamo appunto un sogno. Ok, vediamo un po'. Ci sono due del vivaio. Lui è una bestia. Uno poi è un attaccante. Amin. Potenziale. Promuovi in prima squadra. Questo c'è il che ho promosso. Vabbè, lasciate il giovane. No, niente, lasciamoli così. Ok. Ma che si gioca ora? Contro 7 leader. Lui sono ultimi, ragazzi. Solo il problema. Allora, chi è che ci si mette? Lui c'è. Quest'altro è tornato. Oh, lo vedi, è tornato. No. È tornato. No, niente, non è tornato. E chi ci si mette? Lui. No, ma ce l'ho un attaccante io. È lui. L'attaccante vero chi è? È lui, Hazal. Via. Mettiamoci lui. Vai. Mettiamoci Hazal. Con la speranza che faccia gol, speriamo. Su, giorno con lo stesso nostro, diciamo, con lo nostro, con il nostro, e piove, mamma mia, sotto l'acqua, sotto l'acqua. Presenti al Beitar Stadion.
Pierluigi Pardo e Lelia Dani vi augurano un divertimento, vi invitano a non cambiare canale. Il menù oggi promette questa bella sfida di campionato, divertimento. Ragazzi, non si vince più, la vita non si vince. Ed Erzke Birgeauer. Il calcio su questi campi. Guarda che errori. Divertimento e spettacolo. E ti dico che sono certo. No, ragazzi. Divertiremo. Occasione. No, però così idea. Ragazzi, ho messo le cose troppo veloci. Ho proprio sbagliato, eh. Ho interpretato male, me le diceva lui. Riprende a cantare dopo aver trattenuto il fiato pochi istanti fa. Vedremo se riusciranno a trasformare questa spinta in energia da mettere in campo. Andiamo subito a sentire le novità. Ha cambiato qualcosa nel match dello Schalke. Prima rete della partita per lo Schalke 04. A segno il tedesco Simon Terodd. Decisiva la deviazione che ha messo fuori causa il portiere. Si sblocca dunque il match 1-0 quando sono passati 5 minuti. Grazie per l'aggiornamento, puntuale come sempre. Bravo. Ma passala, Dio benedetto. Il Werder Bremen, squadra che vuole dimenticare in fretta lo stop subito nella sfida precedente contro l'Holstein Kiel. Che ne pensi? Riusciranno a fare il risultato oggi? Beh, avranno tanta voglia di riscattarsi dopo il 2-0 subito in trasferta. Ma sono veloci, ragazzi, ho sbagliato qualcosa! Avranno la... È in aria, per attenzione! Il difensore si oppone, ma non è finita. E vabbè. Ragazzi, facevo così, ma mi irritava. Buttata. Mamma mia, te. Bravo. Schmidt. Schmidt, porca mignon. È troppo arti. Pallone intercettato. Barreto. Schmidt. Vedi? Perde palla. Corre lungo la fascia. No. Palla che spiove. Traversone che finisce. Con... Buttala, via. C'è nessuno. Si abbassa per ricevere palla. Dove è l'altro? Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Barreto. Pressing sul portatore di palla. Qui fanno ragazzi, non usate le impostazioni. Parte, forse c'è da rivederle perché non è possibile. Sono più aggressivi di prima. Guadagnano terreno, occhio a Weiser. C'è nessuno. Interviene e libera. Non si fa nemmeno un tiro in porta. Nemmeno un tiro in porta, ragazzi. Da questo episodio, ragazzi, perché devo correggere qualcosa, sarà di due partite. Questa è quella di prima. Buttano via il pallone, preferiscono aspettare il momento giusto. Là. Si fa spazio. Vabbè, non ferma nessuno. Vabbè. Non lo ferma nessuno, dai. Non fermava nessuno. È una farsa, ragazzi. Sì, non correga qualcosa perché così non è neanche divertente. Un'esecuzione al volo perfetta da mostrare. È peggio di prima, ma che cacchio ho toccato? Ora me lo faccio per conto mio, via. È una cosa. Perché poi dopo. Non, vedi, non si aprono anche. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Dove va? Guarda il portiere. C'è il fuori gioco. Fuori gioco. Il portiere mi ha preso. Ha fatto un miracolo di piedi. Come si faceva lì? Wow. Buona lettura qui, pallone recuperato. Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ospite. È vero che molti allenatori puntano molto sulla gestione del possesso palla per stressare la resistenza degli avversari e poi aprirsi spazi invitanti. Però a volte basta anche solo un tiro in porta per vincere. La supremazia territoriale, fine a se stessa, non serve a niente. La differenza la fanno i gol. Angolo, eh? Finito il primo tempo. 1-0. Si perde anche questa. Poi, per il momento, cerchiamo di fare il meglio possibile perché veramente, cioè, si perde anche questa, diventa un problemone grosso, bisogna poi rincorrere. Comincia il secondo tempo, questi giocano bene, è inutile ragionare. E difende qui è un casino,
Pallone che viene intercettato. Allora, con calma. Toprak. Vai, Toprak. Barreto. Bravo. Weisa. Werder che avanza con una buona rete di passaggio. Schmidt. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Ma perché lo tiri? Interrompe l'azione avversaria. Interrompe la palla. Boia. Questa palla interrotto. Diciamo che ora noi probabilmente siamo a fondo, ora la classifica. Weye. Prova ad aprire verso il compagno. C'è nessuno. Ma se non c'è nessuno lì da noia, ragazzi. Barreto, via, al burro. Non c'è nessuno che gli dà noia. Mandato intervento di puro istinto. Ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. Occhio al cross in mezzo. Ferma tutto davvero sul più bello. Grande intervento. Tutto. Superata la metà campo. Si mette sulla traiettoria che si era fatta molto. Vabbè, ma butti via lì. Tocco intercettato. Ma guarda, rimane lì. Intervento efficace. Mano, del vantaggio, l'arbitro giustamente ferma il gioco. No, ma giustamente cosa? Arbitro a senso unico. Provare a rimettere almeno in parità la gara. Palla allontanata. No, sta dai, veloce. Andiamo subito a sentire le novità. Cambiano qualcosa nel match dello Schalke. È arrivato il terzo gol per lo Schalke 0-4. Risultato che li vede avanti 3-1. Boia. Incidenti, quando ho cambiato le impostazioni. Perfetto. In peggio l'ho cambiato. E vai, fai gol, se ne parla più. Dai, tanto 1-0, 2-0, cambia nulla. Pallone tranquillo. Porca mignon. E incidenti. Non tocchi palla, così non si tocca palla. Diciamo anti. Non si può, via. A spazio. Transa in area. Portiere. Portiere attento qui. Dai, dagliela subito, veloce. Tempo stringe. I tifosi si fanno sentire. Chiedono un ultimo sforzo per provare a raddrizzare. Ma dove voleva andare lui, eh? Ma va, fandomo, vai. Si perde in casa anche con loro, ma vai, vai. Pallone interessante. Guarda là. Sembra essere su foot. Brutta difesa, qui palla ancora pericolosa. Mano. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Meno male. Soluzione per dare energie, forze fresche in questa gara. Ma non si è fatto nemmeno un tiro in porta, come si fa? Vedi. Nemmeno un tiro in porta. Manca poco al traguardo. Un gol di vantaggio non è. Vabbè. Ma così veramente. Cioè, io domando a Dio, Mamma mia, accidenti, guarda. E vabbè. Palla rubata in una zona pericolosa. Vai, Pirk. Ragazzi, sto gioca parecchio, Ma non l'ha colpita bene. L'idea rimane buona, va rivista l'esecuzione. C'è un cambio. Ci provano fino all'ultimo. Vogliono il pari quando manca davvero poco. Ma che tiro era questo? Un tiro si è fatto più storto di me. Dai, no, ragazzi. Allora, dai, finita questa. Diciamo quest'altra sconfitta. Un'altra, A parte non è ancora finita. C'è il triplice fischio. Vabbè ragazzi, finisce qui. Un episodio meglio così, perché devo cambiare qualcosa. Non è possibile continuare così. Altrimenti diventa una carriera che non mi diverte. E rimetterò tutto come era, nel senso
tutto al 50%, come era, cioè come di default, perché secondo me è meglio, forse correggi qualcosa. Ho provato a mettere quelle correzioni, poi questo gol qui, ragazzi, un gol del genere non si può vedere. Comunque, ovviamente, ennesima sconfitta, vediamo dove siamo arrivati ora, perché poi qui alla fine credo che quest'anno la Serie A sia una semplice utopia, perché siamo troppo indietro e noi dobbiamo vedere, siamo a 4 punti dalla retrocessione, quindi insomma cerchiamo di levarsi un po' da qui, cerchiamo di levarsi un po' da qui. E tra altre cose, vedete, anche il nostro consenso era a 92, sceso a 70, e non si vince più. E quindi Marcellino, mi sa che dove siamo arrivati, a dicembre, può darsi che il panettone Marcellino lo mangi. Vabbè, se vi è piaciuto il video, come sempre, vi invito a mettere un like. Se non vi è piaciuto, lo capisco, ma dalle prossime avventure con Marcellino sicuramente ne vedremo delle belle, o perlomeno spero. Questa settimana faremo un altro episodio di 2 partite, quindi questa settimana avete 3 episodi della carriera, perché non posso, diciamo, finire la settimana con questa sconfitta. Io vi saluto e vi do appuntamento alle prossime. Ciao ragazzi!